Allora, io avvio la registrazione, altrimenti rischio di dimenticarmene. Sì. Ok, eccoci, grazie innanzitutto della disponibilità. Sì, queste modalità inedite non sono il massimo neanche per noi, sinceramente. Sì, è molto meglio vedere i vigneti. Comunque, come va comunque? Ma bene, direi bene, nel senso che adesso stiamo ultimando le ultime operazioni del vigneto e forse il vigneto quest'anno ci ha permesso di avere una libertà mentale che magari in altre realtà, in altre situazioni lavorative, magari erano un po' più pesanti da sostenere, no? Nel senso che il vigneto è stata la nostra valvola di sfogo in questi mesi di pensieri così molto di preoccupazioni e così via. Ottimo, mi diceva che oggi inizia, insomma, c'è la prima degustazione dopo tanto Sì, tempo. Ah, bene, bene. la nostra aziendina non siamo in molti e condividiamo così un po' la gestione familiare dell'azienda insieme ad Alessandra ed io, e con oggi proprio abbiamo ufficialmente fatto la prima degustazione coinvolgendo degli altri colleghi, produttori di formaggio e di altre specialità, proprio per dare così un segno di collaborazione, di ripartenza in questo senso. Bene, ottimo, sono contenta e buona degustazione allora. Grazie. Allora, come forse avrà avuto modo di leggere nelle mail, appunto quest'anno noi facciamo un po' così e faremo così una visita virtuale, ecco, un po' un aggiornamento rispetto all'anno scorso. Io sono stata da voi l'anno scorso, per cui a meno che non ci siano stati grossi cambiamenti, insomma, le informazioni dovrebbero essere ancora valide. Ci sono stati, appunto, colgo l'occasione per chiedere dei cambiamenti a livello di acquisizione di nuovi etti, nuovi vigneti, nuove etichette. Allora no, diciamo che non ricordo se l'anno scorso abbiamo parlato di quel piccolissimo progetto di queste terrazze sul Monte Quarin. Noi chiamiamo la nostra collina, no? La collina di Cormons, la collina del Quarin, appunto Monte, no? Cerchiamo di dargli un'importanza, che ha un effetto così molto rassicurante per tutti gli abitanti del nostro paese, della nostra cittadina. E proprio sul Quarin da qualche anno abbiamo iniziato un progetto di recupero di vecchi vigneti e in questi mesi stanno, questi vigneti in cui abbiamo ristrutturato le banchine, le terrazze, così stanno, veramente le liti stanno risorgendo e faranno parte di un prossimo progetto, diciamo così. Di vitigni vecchi, di viti che nate e ritrovate su quella collina. Siamo molto entusiasti di questo progetto che non è grande, non si tratta di grandi superfici, ma di altissimo valore così sentimentale. Ma quindi lì ci sono già dei vigneti che state risistemando o? Sì. Ok. La cosa è partita un po' di anni fa e alcune zone di vigneti sono state recuperate tal quali, mentre altre, siccome erano dei vigneti abbandonati da 25-30 anni, abbiamo dovuto intervenire anche con delle piccole sistemazioni superficiali senza andare a sconvolgere i profili, ma solo per la recinazione delle acque, per così mantenere anche la stabilità dei luoghi. La pendenza è abbastanza importante e quindi ecco, anche poi per la sicurezza nostra ecco, è stato necessario così intervenire. Abbiamo recuperato questi vecchi vigneti e piantato dei nuovi delle nuove piantine che sono andate parzialmente a reintegrare vigneti già presenti
presenti e in alcune parti proprio con un impianto nuovo di dei tre vitigni assolutamente della nostra terra, che sono appunto il friulano, la malvasia e la ribolla gialla. Più o meno di che età parliamo per la parte che è stata tenuta com'era? Le piante del vigneto esistente, si tratta di vigneti del 58 e del 63. Mm-hmm. Direi che sono età abbastanza interessanti per un vigneto. Ok. E quando pensa che saranno attivi, insomma, che si potrà raccogliere? Ma noi riteniamo che dal prossimo anno avremo i primi grappoli. Riuscire a definire in questo momento quanti saranno è un po' difficile, perché ovviamente su questi terreni che noi volutamente non abbiamo voluto nutrire con forme di forzatura, la capacità di crescita è abbastanza lenta. Nella parte invece quella vecchia, riteniamo di riuscire ad avere sicuramente dei grappoli molto interessanti, per il fatto che con quest'anno siamo riusciti a recuperare le parti di tralcio, quelle produttive. Quando un vigneto è abbandonato, la pianta, essendo un arbusto, tende a vegetare sempre nella parte terminale, per quella che è chiamata la dominanza apicale nel mondo della produzione vegetale. E in questi anni per noi è stato importante ritornare al ceppo, no? Come si dice, riuscire a fare delle portature che in qualche caso sono state abbastanza importanti per ridare alla pianta quella che è la sua forma originaria per una pianta di produzione di uva. Ok. Allora, invece per quanto riguarda la burocrazia, ho visto che avete mandato la scheda. Allora, vedo giusto un'occhiata. Sì, i dati mi sembrano simili. 18,8. Ok, 60.000 bottiglie, bed and breakfast, ok, compost e sobescio, rame zolfo, organici, sfalcio, ok, niente di su cui mi viene da fare una domanda, perfetto. Allora, invece, tornando alle domande, quelle diciamo protocollari, allora, la prima: potete raccontare in estrema sintesi la storia della vostra azienda e i ruoli che ricoprono le varie persone che vi lavorano? È abbastanza semplice, nel senso che Borgo San Daniele è un'azienda che nasce nel 1990 per volontà di due persone, mia sorella Alessandra ed io. Entrambi abbiamo avuto la fortuna di crescere nel mondo agricolo. I nostri genitori, che per sfortuna per loro di partita ci hanno lasciato quando eravamo poco più che ragazzi, non erano di professione agricoltori, ma i nonni invece, che sono le persone con cui abbiamo passato tanto tempo della nostra giovinezza, erano appunto degli agricoltori. Il nonno in particolare aveva la classica aziendina che chiamo quasi autarchica, no? Con la produzione di tante cose, dai cereali agli animali da corte, e anche la produzione d'uva, che però all'epoca il nonno conferiva alla cantina produttori Cormons, con cui era associato. Abbiamo avuto la fortuna che i nonni ci hanno permesso di poter intraprendere gli studi
in agricoltura e in particolare in enologia. Entrambi siamo diplomati in agraria e con una specializzazione in viticoltura ed enologia, e da lì poi è partito il nostro percorso nel mondo del vino e della produzione dell'uva prima. Sono passati abbastanza anni e diciamo che quest'anno facciamo il compleanno dei 30 anni, ci sembra comunque l'altro giorno di aver iniziato, e l'azienda si è un po' strutturata, continuiamo ad essere presenti in ogni fase della produzione. Certo è che Alessandra si occupa più della gestione dell'ufficio, delle relazioni con i nostri clienti, o ci dà una mano a proporre i nostri vini, a quella benedetta burocrazia a cui facevamo riferimento prima, e mentre io mi occupo della produzione, prima del riuscire a fare i nostri grappoli e poi trasformarli appunto nei vini di Borgo San Daniele. Ok. Allora, seconda domanda. In questi anni cosa avete cambiato nella gestione della vigna? Ci sono state delle evoluzioni nel concepire le metodologie di lavoro? Avete intenzione di modificare alcune cose? E se sì, quali? Certamente abbiamo negli anni cambiato il nostro modo di operare nel vigneto. Con i bottigliamenti di quest'estate, del prossimo autunno, l'azienda porterà in etichetta la certificazione biologica. È il momento in cui si va quasi a evidenziare, a scrivere in quel documento che per distinguere ogni bottiglia l'introduttore, che il percorso di produzione è soggetto ad un controllo da parte di organismi di gestione del biologico. Sinceramente questa cosa ci imbarazza un po', no? Nel senso che Borgo San Daniele è dall'origine della sua produzione che ha scelto di non impiegare i prodotti di sintesi, i diserbanti, ha scelto di fare l'inarrivimento totale dei vigneti, dedicando anche all'inarrivimento del vigneto perfino un vino, no? L'Arvis, no? I due vini, così che più riconoscono la filosofia aziendale, e dopo tanti anni è arrivato il punto di volerlo così evidenziare in etichetta. Ripeto, siamo quasi imbarazzati per il fatto che sembra di andare a cercare un qualcosa, un riconoscimento, una menzione, per voler così dire al mondo che siamo bravi, attenti e così via. Per noi il concetto della sostenibilità è di lasciare il terreno e le vigne di conseguenza in una situazione più pulita di quando le abbiamo incontrato nel nostro percorso questi terreni, queste vigne, sta appunto nel nostro pensiero. E negli ultimi anni sentiamo parlare troppo spesso di naturalità, di viticolture, di produzioni a basso impatto, però non si riesce mai a capire qual è il limite di questa naturalità. E il motivo per cui abbiamo voluto intraprendere anche la certificazione per il fatto che vogliamo che quello che facciamo venga controllato da qualcuno. E sinceramente in questi anni gli organismi di controllo sono venuti
diverse volte nei nostri vigneti a vedere lo stato del terreno, delle piante, e con i prelievi di foglie, grappoli e quel che serve per il controllo residuale e così via. Ritengo essere un percorso molto, molto serio, e all'interno di questo ovviamente ha continuato per noi il percorso di una produzione che ci possa permettere di inseguire questo percorso sempre nel rispetto della naturalità. Ormai sono assodati tutti i processi di produzione che vogliono avere il cumulo per la produzione della sostanza organica, dell'humus in azienda, recuperando i prodotti sottoprodotti delle nostre vinificazioni, portando del tame bovino, il sovescio applicato ormai da tanti anni per mantenere la rivitalizzazione del terreno. E negli ultimi anni, ecco, tutto quel percorso di rivitalizzazione del terreno. Il biologico può essere sicuramente interessante perché prova a suggerire il non impiego di sostanze chimiche di sintesi, ma probabilmente il nostro compito è quello di osservare e cercare di far sì che il terreno torni ad avere quella indipendenza, quella forza di nutrizione e non di forzatura per dare alle piante, di trasmettere alle piante, quella capacità di aumentare la parte di autoprotezione, di autoimmunità. Ok. Ok, allora vi confrontate con professionisti per la gestione delle pratiche agricole? Questi consigli hanno contribuito a modificare le vostre idee e di conseguenza le azioni intraprese? Beh, il confronto con dei professionisti lo abbiamo sicuramente, soprattutto per conoscenza personale e per volontà di condividere esperienze diverse, ma l'azienda non si rifà assolutamente a dei consulenti esterni. Il motivo è molto semplice, perché riteniamo che la curiosità professionale, la curiosità di così interagire con professionisti delle nostre categorie, che possono andare dal mondo agronomico a quello dell'enologia, permette di mantenere alta quella curiosità professionale che penso rappresenti un po' quell'energia che ti fa, dico, alzare ogni mattina con quella voglia di provare, di capire cosa si può fare per migliorare, per riuscire a trovare quella giusta strada che, come avevo anticipato prima, può essere nel caso della produzione dell'uva, tutto questo mondo dell'equilibrio delle piante, della non forzatura, ma anche nel mondo dell'enologia, quindi quella parte che va dalla rottura dell'acino, del chicco, no? A far sì che l'uva diventi mosto e poi vino, e per riuscire ad avere una produzione dei vini che però poi tengono conto anche magari di un pensiero assolutamente personale. In realtà forse vorremmo provare a portare nella gestione della nostra produzione quel modello chiamato modello friulano, no?
che magari qualcuno ironizza non nel dire facciamo da soli, in realtà è un modello di produzione che tiene conto innanzitutto di quella che era la dimensione aziendale. La dimensione aziendale di Borgo San Daniele permette di avere una gestione assolutamente diretta e di riuscire a sovraintendere i passaggi dalla campagna alla stappatura della bottiglia. Come definireste lo stile di vinificazione che adottate? È cambiato negli anni il vostro approccio sia alla vinificazione sia alla maturazione dei vini? Ma definire i propri vini diventa difficile, no? Quando si vuol mettersi, si ha piacere di mettersi in discussione per quello che si fa. E, certamente, come dicevo prima, le metodiche di produzione dell'uva prima e del vino poi negli anni sono cambiate, di conseguenza anche i vini sono sicuramente cambiati. Che dire, ricordo i vini dei primi anni di produzione, che erano dei vini sicuramente così da autodidatti, no? E la volontà di quegli anni era di provare a confrontarsi con il mercato. Il marchio era assolutamente sconosciuto, c'erano ben altre realtà che erano già ben decantate nella produzione dei vini friulani. Magari la produzione era rivolta a fare dei vini che potessero attirare un po' l'attenzione. Ricordo di maturazioni molto estreme, di vinificazioni molto lunghe con delle macerazioni abbastanza importanti, tanto da fare dei vini molto ricchi di corpo, no? Come si dice tecnicamente. E, dico, l'idea di fare dei vini che magari all'inizio anni 90 potevano fare la differenza rispetto magari dei vini più tecnologici, che erano il frutto di quella maturazione così che era partita nella produzione enologica regionale già negli anni 80, dove si volevano avere dei vini molto puliti, molto esili, molto profumati, ma anche molto tecnologici. Negli anni ovviamente si è passati da quella produzione così, che a distanza di anni mi permetto di dire sì d'impatto, ma forse un po' grossolana, per delle scelte un po' più personali, un po' più di stile personale, di stile Borgo San Daniele. Negli anni è aumentata l'attenzione nei momenti di raccolta, nel senso che i vini vengono fatti con raccolte, parlando anche dello stesso vitigno, con raccolte in momenti separati, proprio per poter avere i benefici di queste diverse maturazioni, escludendo un'unica maturazione molto forzata che si faceva qualche anno prima. La stessa vinificazione è cambiata. Negli anni passati preferivamo delle fermentazioni malolattiche molto forti, molto violente, che facevano sì, così davano sicuramente dei vini molto, molto grassi, come si dice in termine tecnico, con dell'acidità molto bassa. Negli anni abbiamo iniziato a fare molta più attenzione anche alla gestione di questi particolari processi, come la fermentazione malolattica, per avere dei vini un po' con una struttura acida un po' più interessante, dei vini leggermente più verticali, con l'obiettivo anche di fare dei vini che
possano confrontarsi anche con la longevità. E questo è un argomento che negli anni abbiamo iniziato ad analizzare molto bene, perché ritengo e riteniamo che un'azienda come la nostra, che ha una produzione di bottiglie soprattutto limitata e che si riconosce per l'annualità della propria produzione, intendo dire che un'azienda come la nostra un tal vino lo imbottiglia una volta all'anno e quello è il vino dell'annata. Non ci sono diversi assemblaggi dell'anno, diverse cose. Per cui riteniamo che riuscire a riconoscere l'annualità dei nostri vini porta immediatamente al concetto di longevità a cui facciamo molta attenzione. Ok. Ultima domanda, anche se immagino la risposta, visto quello che ha appena detto. Quali sono le qualità che vi proponete di ritrovare nei vini che realizzate? Ricchezza, freschezza, longevità, facilità di beva? O altre, questi erano ovviamente solo esempi. Sì. Ecco, direi che giustamente la domanda precedente ha già avvicinato, no, la risposta di questa domanda, e quindi metterei sicuramente la freschezza in termini di vini capaci in gioventù di avere una freschezza legata anche alla bevibilità, ma quella stessa freschezza che poi rappresenterà poi quel patrimonio personale del vino che gli permetterà poi di affrontare gli anni andando incontro alla longevità. Quindi andiamo dalla freschezza alla longevità. Aggiungerei ancora una cosa, aggiungerei forse la riconoscibilità del territorio. Dicevo che negli anni passati la volontà di fare dei vini molto personali e la scelta di maturazioni molto spinte, fermentazioni e l'ausilio anche di contenitori di legno di dimensioni più importanti, magari poteva dare l'impressione di fare dei vini personali ma meno riconoscibili. In questi ultimi anni facciamo molta attenzione anche a riuscire a riconoscere e dare spazio ai vitigni. Proprio Sanelina ha scelto di fare sempre pochissime etichette di monovitigno, proprio per cercare di riconoscersi in quelle poche varietà e di far riconoscere il proprio territorio, ma anche la tipologia di luogo, la territorialità. Siamo a Cormons, condividiamo, la nostra viticoltura è condivisa tra la collina di Cormons del Quarin e la piana dell'Isonzo in fronte a Cormons, e ci fa molto piacere che questo territorio così ricco di esperienze, di colleghi, di storia anche della viticoltura del Friuli Venezia Giulia possa essere in futuro riconosciuta e che anche Borgo San Daniele possa partecipare a questo percorso. Ok, allora le domande protocollari sono finite e do un'occhiata alla scheda per rivedere i vini che sono stati consegnati per la degustazione. Allora abbiamo il Rive Alte, Friulano Rive Alte 2018, sì. Pino Grigio 2018, Rive Alte, Malvasia 2018, Arbis Ross e Arbis Blanc. Sì. Ok, va bene, d'accordo. Ok, magari vuole aggiungere qualcosa su qualcuno di questi vini in particolare? Oddio, abbiamo parlato in questo percorso di
quanta attenzione facciamo alla riconoscibilità del nostro territorio e dei vitigni che produciamo, non dimentichiamo anche quel piccolo gioiello intellettuale, almeno per noi, no? L'abbiamo cullato per tanti anni, che è il progetto degli Arbis, no? Sia l'Arbis Blanco che l'Arbis Rosso, dove ovviamente la partecipazione, nel caso del bianco, la partecipazione di diverse uve ovviamente esclude, no, la parte così di riconoscibilità del vitigno, ma la lentezza di questo vino, l'essere prodotto, diciamo, sempre con questo contenitore che è la botte di Rovere di Slavonia, ellittica, di origine austro-ungarica, fatto con il recupero dei lieviti dell'annata precedente, quasi ad essere un lievito madre, no, nella fermentazione, veramente ci inorgoglisce un po', diciamo, anche se ovviamente il percorso di questo vino sarà ancora lungo, e speriamo che abbia la sua attenzione nei prossimi anni. Noi lo sforzo ce lo mettiamo, poi è appunto dovrà essere solo la degustazione e la degustazione proprio delle persone che conoscono i nostri clienti, così a dire se questo sforzo è un qualcosa che potrà essere portato avanti. D'accordo. Va bene, io credo di avere tutte le informazioni, per cui se dovessi avere dei dubbi ovviamente vi ricontatto, o lei o Alessandra, e sì. grazie mille. Siamo grazie. A posto così. Buona grazie degustazione per stasera, sì. E alla prossima, speriamo dal vivo. Grazie di nuovo. Grazie, buona serata. Arrivederci, a presto. Arrivederci.